Allora, eccolo qua, Frediani. Insomma, hai fatto pure la fila per asciugarti i capelli dopo il gol che hai fatto oggi. Un gol, che ne so, come dire, un gol bellissimo. Sì, il 97esimo, non lo so, ha ragione il presidente, tutto culo. Però insomma mi porta bene sto campo, sta porta, mi porta bene tutti gli anni che vengo qui al 95esimo, un anno ho salvato la panchina a Semplici, un anno ho fatto il 200esimo gol in carriera, il 201 al 95esimo, oggi ho fatto il gol del 95esimo a... Si stava perdendo, quindi credo che sia un bel punto preso proprio con i denti, fondamentale, dai. Senti, cosa hai provato al momento del gol? Insomma, gioia incredibile, anche perché il pubblico non ci credeva più, quindi la tribuna è un po' esplosa. Ma sì, sinceramente non ci credevo più nemmeno io, infatti se chiedi ai tifosi, stavo delirando dopo il gol perché li guardavo e gli dicevo sono il più forte, quindi ti fa capire l'adrenalina e l'esaurimento che avevo. Niente, vengo da 4 giorni con la febbre a 39, mi sono allenato 1 giorno e mezzo, ringrazio il mister che mi ha messo dentro, che sinceramente forse non me lo meritavo neanche, e niente, l'ho ripagato con questo gol che sinceramente mi fa vedere il 2011 rispetto al 2010, che è stato, guarda, una tragedia, perché è nato male e è finito peggio. E il 2011 è iniziato con la febbre a 39, ho detto è una stagione che non è come pensavo, invece sembra che con questo gol speriamo che inizi anche il mio campionato.